Cioè, la domanda era: nelle ultime tre sconfitte consecutive, la Fiorentina che è calata vistosamente dalla cooperativa del gol, è venuto fuori una Fiorentina che nelle ultime 12 partite non segna più, solamente al Diego Armando Maradona ha segnato più di un gol, una difesa che sembrava un elemento di sicurezza viene fuori che non è più un elemento di sicurezza, che è successo nelle ultime ma tre ma non lo sappiamo bene, questa è la benissimo le prestazioni bene. Scadenti della squadra bene, okay. Tre volte l'anno prestazioni di merda e si è perso e si è perso. Bene, questo è il calcio, perché allora... l'Inter, chi deve fare l'Inter se quel portiere se la butta dentro da solo? Di chi è la colpa? La colpa nel calcio è di tutti e di nessuno, è la colpa delle prestazioni non date dei calciatori, di chi vuoi sia. Posso introdurre... Secondo te l'allenatore dice ai portieri di buttarsela dentro? No, ditemelo voi. Furio Barcheri, aggiungiamoci a questa ultima osservazione di Furio, che a mio avviso giusta, aggiungiamoci un'altra fatto. Al termine della partita, io via, allora. Al io termine della partita, no, figliolo, ti voglio dare ragione al 100%. Ma perché darà? No, 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 nella forma, ma già rotoglio l'uomo. Nella forma, io ti saluto, così, così hai ragione piena. Sono contento il tuo editore. Ti saluto perché a me non mi offendi, mi interrompi sempre. Sei invidioso. Chiudiamo il microfono a Furio. Ciao, Michele. Ciao, Furio. Ciao, ciao. Allora, la forma, la so io la forma, va bene Furio, c'è una differenza pazzesca, va bene, telecamera a me signori, piccoli incidenti di percorso, ciao Furio, piccoli incidenti di percorso.